Buongiorno, buongiorno ai telespettatori di Prima di Tutto, benvenuti a questa nuova puntata di oggi, giovedì 6 settembre. Come sempre, i titoli principali nei giornali, in edicola, nella nostra rassegna stampa. Oggi si parla di diversi argomenti. Intanto l'esperimento SOX andrà negli Stati Uniti, quindi i laboratori del Gran Sasso hanno già firmato l'accordo e SOX va via dai laboratori. Vedremo poi quali altri esperimenti migreranno in base ad accordi sulle politiche. Oggi è il giorno delle regionarie, piattaforma Rousseau, il Movimento 5 Stelle presenterà i propri candidati che poi potranno essere votati dagli aventi diritto. Poi c'è il caos vaccini, non è più un caos in realtà, pochissimi giorni dalla riapertura delle scuole, il governo ha fatto marcia indietro, la Lorenzin inneggia alla vittoria della scienza, la Lega si astiene e vedremo quali poi saranno le reazioni dei Novax e dei Freevax. Vedremo questa mattina di riuscire a cercare per voi delle notizie interessanti in merito. E ancora un'altra notizia, che è quella relativa ai test d'ingresso per i numerosi studenti che vogliono entrare nelle facoltà a un numero limitato, come ad esempio è successo per veterinaria. Tantissimi i ragazzi che si sono cimentati nel test per entrare alla facoltà di veterinaria dell'Università di Teramo, poi ovviamente in tutte le altre università italiane, ma erano in 400, un sogno per 400. E questo è l'apertura del centro che andiamo immediatamente a leggere. E infatti, diventare veterinari, sogno per 400, Teramo 52 posti disponibili, gli studenti. Test di ammissione difficili sotto la testata sulla sanità, visite specialistiche in Abruzzo, restano in vigore i super ticket, addio Gran Sasso, trasferito in America l'esperimento sui neutrini, regionarie e probiviri, Movimento 5 Stelle, la sfida doppia sul web tra Marcozzi e Sabatini. E poi la fotonotizia, l'ospedale di Teramo, tumore Almazzini, nuove cure con il calore. Vediamo qui il primario di oncologia Amedeo Pancotti e il macchinario che applica l'ipertermia. E ad Isola del Gran Sasso, nelle cronache, la scuola non c'è, il comune chiede l'aiuto dei frati. A Pineto invece ciclista che va contromano, autista prosciolto. E a Silvi, scuola calcio, società sportive in guerra per la Serie D, parte la sfida delle teramane. Sono usciti ieri i calendari, Giulianova, Pineto e Lannotaresco si giocano un posto in C. E andiamo immediatamente a leggere le pagine interne. Ecco qui la ricerca, il laboratorio del Gran Sasso, neutrini, l'esperimento lascia l'Abruzzo. Icarus, la macchina che rileva, intercetta le particelle subatomiche e migra a Chicago, già firmato l'accordo con gli Stati Uniti. L'azienda teatina e la Walter Tosto scommette sulla frontiera della bioplastica. Beh, un ottimo investimento, visto che già da quest'anno battaglia grossa a tutto ciò che è plastica, battaglia ambientalista, battaglia verde, battaglia proprio per il riciclo e l'eliminazione della plastica dall'ambiente. E poi in Abruzzo le false griffe valgono 2 milioni e mezzo di euro. Uno studio del Cresa che svela i numeri dei sequestri per contraffazione in testa, giocattoli e abbigliamento. Ancora andiamo a leggere per quanto riguarda la sanità, le visite mediche, fasce deboli penalizzate, Abruzzo il super ticket non sparisce più, doccia fredda del governo giallo-verde sulla regione, il MEF boccia la proposta di Paolucci di tagliare la tassa sulla salute, il parere tecnico perché il Ministero dovrebbe compartecipare alle spese, l'altro parere tecnico, quali famiglie in base al reddito hanno diritto all'esenzione. E c'è questo approfondimento e la dichiarazione, scusate, dell'assessore Paolucci, la quota statale di compartecipazione è congelata, le proposte regionali alternative non ce la fanno a coprire interamente la spesa. L'assessore, perdiamo un'occasione tua, ecco la disparità del biglietto unico, il consigliere, il Movimento 5 Stelle, Mercante, incalza Tonelli, favorite Chieti e Pescara, discriminate L'Aquila e Teramo. In una lettera dell'altro giorno, lo stesso sindaco Gian Guido D'Alberto aveva sottolineato l'aspetto discriminatorio del biglietto unico, nonostante il gran numero di pendolari che usufruiscono della linea alternativa.
Ancora diamo uno sguardo al nazionale, il governo verso la manovra, Salvini Di Maio, prove d'intesa, i vice premier rassicurano mercati, Unione Europea dopo il vertice con Conte, ma Oettinger non ci crede, il premier, la legge di bilancio, terrà i conti in ordine e consentirà al paese un pieno rilancio nel segno della crescita. E poi un altro tasto dolente, la modifica della Fornero, quota 100, costerà 20 miliardi. E ancora andiamo a vedere gli altri titoli. Confindustria che apprezza, ci sono buone aperture, stop alle polemiche con il governo e al malessere manifestato dagli industriali. Al nuovo clima hanno contribuito le parole di Salvini sul quotidiano, rilasciate al quotidiano di famiglia. Per cui vedremo anche qui, dopo Confindustria che si era opposta a diverse posizioni del governo, finalmente un accordo. Basta guardare indietro. Al Dignità, trapela dalla platea di Bologna. Ora vogliamo guardare avanti verso una nuova agenda meno belligerante. Al governo viene raccomandato di sentire la responsabilità, di elaborare soluzioni, di non limitarsi alle dichiarazioni o alla ricerca sistematica delle colpe degli altri. Un ottimo messaggio dovrebbe essere. E poi andiamo a vedere, ecco l'altra notizia sui vaccini, controlli dei NAS sulle certificazioni, fai da te in Abruzzo, verifiche nelle scuole di Pescara, Pineto e Francavilla, è tutto in regola, il governo fa dietro fronte sul rinvio dell'obbligo e questo poi è l'emendamento dei 5 Stelle, il centro riporta le tappe della vicenda, un'estate tra emendamenti e circolari, quindi dalla legge Lorenzin che ha regolamentato e reintrodotto l'obbligo di vaccinazione per la frequenza scolastica, la recente proposta di legge che mira a introdurre un obbligo flessibile, insomma ce ne sono state parecchie di battaglie. Poi dopo il terremoto del centro Italia, nonna Peppina di nuovo a casa, l'abitazione di legno riconsegnata a Fiastra. Comunque andiamo a vedere le altre notizie che riguardano l'Abruzzo. Vediamo, ecco qui, l'apertura, l'Abruzzo verso le regionali, Movimento 5 Stelle al voto, sfida sul web tra due donne. Oggi vanno in scena le regionarie bis, Marcozzi tenta di vincerle, mentre Sabatini corre per il superposto tra i probiviri. E Davasso, Smargiassi sarebbe tornato in corsa dopo l'esclusione a sorpresa nel primo tentativo sospeso dal Movimento. La partita è dunque apertissima. E ancora Lega in Abruzzo, 70 ragazzi alla prima assemblea dei giovani. Lolli accoglie Zingaretti all'Aquila, il presidente della Regione Lazio. Con l'Abruzzo dobbiamo marciare uniti. Ad ascoltarlo c'erano la Pezzopane, Pietrucci, Berardinetti, Albano, Di Stefano e l'ex sindaco Cialente. Vediamo qui nella foto Nicola Zingaretti all'Aquila. Domani nella sua Letto Manoppello d'Alfonso cena in piazza con 1200 invitati, non consideratelo un incontro politico. Ancora andiamo a vedere lo scontro sui fondi bloccati per 26 comuni, frane, il Ministero scarica sulla Regione, la replica dei dirigenti e dell'ambiente in una lettera inviata al centro, cerca maldestramente di coprire i propri ritardi. Vediamo qui Sergio Costa, il Ministro dell'Ambiente, e poi il cartello che indica una frana lungo la strada provinciale nel Chietino, oltre le tante altre che si sono verificate drammaticamente e ancora con esiti veramente senza soluzione per il momento, nonostante la grande volontà dei tanti comuni colpiti che però hanno portato avanti qualunque tipo di iniziativa non arrendendosi, per cui vedremo tra questi rientra ad esempio anche Canzano. Forza Italia accusa tagliati 10 milioni, febbo e sospiri con i soldi per il dissesto acquistati bus, Rivera non è vero. Il caso sull'autostrada Viadotto Cerchio, l'analisi fa paura, il sindaco per Strada dei Parchi opera inadeguata in caso di sisma. E ovviamente dopo i fatti tragici del Ponte Morandi c'è questa necessità di fare un report sulle criticità o meno e la gravità delle condizioni dei ponti e delle infrastrutture, quantomeno nel nostro territorio, in tutto il territorio italiano. Ci sono diversi problemi
venuti alla luce, che andranno ovviamente controllati e soprattutto finanziati per poter porre rimedio, se in parte potranno essere di accollo finanziario del comune, in altra parte dovranno essere finanziati dal ministero, dal governo stesso. Andiamo a vedere l'apertura della pagina di Teramo. Il cancro a Teramo si cura con il calore. Pancotti, il Mazzini è uno degli 8 ospedali d'Italia ad avere un macchinario che sconfigge le cellule tumorali con l'ipertermia. Allora, Mociano invece convegno internazionale di chirurgia e la polemica, quella polemica che ha riguardato l'ospedale del Val Vibrata a Sant'Omero, il primario del Pascocaldo nel Day Hospital è una follia, è proprio lo stesso Pancotti che interviene sulla recente querelle sul Pascocaldo, una polemica nata nei giorni scorsi quando venne sostituito il sacchetto con panino, perché il Pascocaldo era stato sostituito con sacchetto con panino e bottiglietta d'acqua, è un frutto che poi è sfociata nella circolare in cui la ASL dà la possibilità al medico di ordinare per i pazienti un pasto caldo qualora lo ritengano opportuno. Comunque è una vergogna, esordisce senza mezzi termini Pancotti. Nel nostro day hospital da anni ai malati diamo un panino con diverse farciture, oltre a un frutto e una bottiglietta d'acqua. Per cui, insomma, vedremo quali sono le posizioni, ma l'ASL ha risolto con la circolare e delegando a un medico nutrizionista poi la scelta del panino o del pasto caldo. Ancora ritardi nei rimborsi, sit-in dei dializzati, domani protesta sotto l'ASL, da marzo non vengono pagate le spese per andare in terapia. Altro problema gravissimo questo. All'università in 400 al test di ammissione a veterinaria, 100 minuti di ansia e poi gli abbracci, concordi i candidati, è stata una prova difficile, c'è chi dice comunque vada, resterò a studiare a Teramo. Questa è una gran bella attestazione. Vediamo il presidente della commissione, Piero Augusto Scapolo, e poi i genitori e gli amici dei candidati in attesa fuori dai cancelli dell'Ateneo. E la prova, il preside Carluccio, la nostra è una facoltà prestigiosa. Anche quest'anno i partecipanti al test di ammissione alla facoltà sono stati tantissimi. Questa è la grande soddisfazione del preside di facoltà veterinaria Augusto Carluccio. Lavori post-sisma alla scuola Lucidi, c'è la richiesta di archiviazione bis. Il provvedimento della Procura arriva al termine delle nuove indagini disposte dal giudice e a marzo il Tribunale aveva accolto l'opposizione del Comitato dei Genitori che chiedeva chiarezza. Il Comune e gli ingegneri, rilanciamo la città, chiesta la collaborazione su ricostruzione, sicurezza delle scuole e abbattimento delle barriere. L'iniziativa della CNA, un premio per le imprese innovative. A Isola adesso la scuola non è pronta, chiesta ospitalità ai frati, gli alunni delle medie non andranno nella redazione dell'Eco di San Gabriele, andranno nella redazione dell'Eco di San Gabriele, l'edificio è stato finanziato dalla Protezione Civile. Ma è tutto fermo e a Castelnuovo ancora rischio frana. Il comitato dei residenti della frazione di Campli segnala problemi nella rupe, ma comunque il sindaco Pietro Quaresimale, anche ai nostri microfoni, aveva detto di aver segnalato più volte alla provincia la gravità della situazione e di voler evitare che si ripetesse una situazione analoga a quella del febbraio del 2017. Qui si vede la macchia, chiaramente la macchia di umidità sulla rupe sotto la chiesa. A Silvi, sfrattata di casa dai calabroni, una donna allergica al veleno degli insetti salvata dai pompieri. Ancora la società Autostrade, controllati ponti e viadotti in Vibrata. Il presidente dell'Unione dei Comuni però non basta, al presidente dell'Unione dei Comuni però non basta, occorre un'attestazione di assoluta sicurezza. In seguito alla tragedia del Ponte Morandi a Genova, il presidente dell'Unione dei Comuni della Val Vibrata, Angelo Panichi, aveva inviato una nota e diciamo che il piano di intervento
di quello che è il viadotto del Salinello, quello che più di altri catalizza l'attenzione, vista l'altezza e la lunghezza, è quello che sotto esame maggiormente i lavori risultano, i viadotti dove sono in corso i lavori, che risultano essere quelli di Alba Adriatica e Martinsicuro. È comunque in affidamento il piano di intervento del Salinello. Mentre quelli di Alba Adriatica e di Martinsicuro sono stati costruiti nel 1972 e in generale ci sono delle certificazioni che attestano l'assoluta sicurezza di ponti e viadotti, però la sicurezza e il avere ancora maggiori conferme è ovviamente la battaglia principale che si sta portando avanti. E a Tortoreto, alla Borsa Mula di San Benedetto, turismo si punta sui kraal e sul mercato europeo. Ad Ancarano domani ad Inolfi presenta il libro sul terrorismo, il leader del popolo della famiglia. Poi sicurezza a Sant'Omero, l'opposizione chiede un'ispezione alla scuola elementare. Andiamo a vedere gli altri titoli sul territorio. A Giulianova, cimitero insufficiente, progetto per 4.000 loculi e il piano della Giulianova Patrimonio, di cui si è discusso in maggioranza, ha previsto l'esproprio di alcuni terreni agricoli per realizzare le nuove strutture. Pericoli in via Gramsci, la pianta si trova nel giardino dell'ufficio postale ed è paurosamente inclinata verso la strada. La cosa è stata segnalata già da tempo, ma finora non c'è stato ancora alcun intervento. E vediamo il pino pericolante davanti alle poste di via Gramsci. Dagli ultimi dati dell'Osservatorio regionale aumenta ancora la raccolta differenziata in città. Ieri l'annuncio del sindaco Mastro Mauro, Giulianova virtuosa, primo comune per raccolta differenziata tra i comuni con più di 10.000 abitanti. E poi un'altra notizia che riguarda il servizio scuolabus, che riprenderà regolarmente alla riapertura delle scuole. Stiamo parlando di Giulianova, per cui ci riferiamo alla data del 17 settembre. A Roseto, i consiglieri del PD al sindaco, 6 punti per rilanciare Roseto. Secondo il partito di maggioranza bisogna partire dalle manutenzioni per restituire decoro alla città, importanti anche rifiuti, l'abbattimento delle barriere architettoniche e i collegamenti con le frazioni, incidenti sulla pista, a volte e distrazione, Tacchetti respinge le accuse sulle anomalie della ciclabile dopo che una donna è caduta per un cordolo. Risposta alle polemiche sul commercio abusivo, sempre a Roseto, il sindaco, costanti controlli della finanza sulle spiagge. E poi sabato, nuotata in riserva nel mare dell'area del Borsacchio, sono 2 tragitti previsti di 1 e 2 chilometri. Raduno previsto alle 9 a Lido il Mucillagine, nella zona sud del lungomare colognese, da dove un'ora più tardi è prevista l'avvio della partenza della gara. A campo di calcio conteso tra società, 180 bimbi rischiano di stare a casa, scontro tra Silvi Calcio e Castrum Silvi per gli spazi riservati alle attività del settore giovanile. Il sindaco Scordella, appello ai presidenti per trovare un accordo nell'interesse dei più piccoli. Ancora investita in bici, l'automobilista non ha colpe. A Pineto il giudice archivia l'inchiesta sul guidatore perché la donna andava contromano. Scuola dell'infanzia di Atri, orario più lungo e attività pomeridiane fino al 30 giugno. Ancora vediamo lo sport, guida il campionato 2018-2019 di Serie D, ecco il calendario del girone F al via il 16 settembre, l'Abruzzo sfida il Cesena per un posto in C, l'Avezzano terrà a battesimo la corazzata romagnola, subito derby Francavilla-Pineto, esordio a Matelica per l'Avastese, il neopromosso Real Giulianova debutta ad Agnone contro i molisani allenati da Meco Monaco. Notaresco sarà di scena a Castel Fidardo. Vediamo qua tutti gli allenatori delle squadre, Daniele Amaulo del Pineto, Ottavio Palladini Avastese, Federico Giampaolo Avezzano, Nico Stallone Real Giulianova, Paolo Racchini del Francavilla e Mirko Cudini del Notaresco. Bene, andiamo ancora a vedere, ecco qui sul centro si vede
In questa maniera voi lo potete leggere in maniera diritta, ovviamente il calendario, i calendari del girone F, reazione dei protagonisti, Paris esulta, volevo il Cesena al dei Marsi, Bolami esordio duro, il presidente dell'Avezzano, ci sarà un grande pubblico, Bastese a Matelica, il patron felice di sfidare Micciola. E poi vediamo gli altri titoli, l'apertura di Pescara, scusate, ecco qui, scusate un attimo, ci siamo. Benissimo. A Pescara il titolo principale è dedicato al ladro trovato in casa e messo in fuga dal padrone. Un 32enne esce per mezz'ora, al rientro si accorge di aver subito un furto e poi scopre il malvivente nascosto nella villa, è successo a Città Sant'Angelo. Ancora vediamo l'apertura di Montesilvano, Corso Umberto nel degrado, il comune di Pescara ci adotti, proposta dei commercianti di Montesilvano nel cuore, qui non c'è mai stato un periodo così buio. Poi vediamo l'apertura di Chieti, città e sicurezza, controlli mirati su scuole e Movida, la questura, il bilancio dei primi 30 giorni sotto la guida di Borzacchiello, aumentano gli arresti, 15 nel giro di un mese a Vasto, Vallone, Lebba, pista ciclabile che diventa discarica abusiva. E ancora andiamo a vedere il titolo di apertura dell'Aquila, liceo Cotugno, scuola Spezzatino, gli alunni pronti a scendere in piazza, in rivolta agli studenti del liceo cittadino, ci hanno dimenticati, disagi anche all'Ipsiacar Palestra, senza riscaldamento. E qui il centro propone l'indice di vulnerabilità di tutte le scuole degli edifici comunali, degli edifici verificati. E infatti la replica del vice sindaco Liris è verificata la sicurezza in 17 scuole. Su 20, ancora ad Avezzano, indagine shock, studentessa di 16 anni, stuprata nel vicolo, la ragazzina racconta l'orrore e le minacce in cambio del silenzio, indagati due giovani marocchini, un terzo è ricercato, attenzione veramente con gli adolescenti. E vediamo andiamo immediatamente a vedere la pagina dello sport e vediamo quali sono le notizie principali in Serie B, di Cara, Gelsi e Pagano promuovono il Pescara, giudizi positivi dopo le prime due gare di campionato della squadra di Pillon, un bel mix di calciatori giovani ed esperti, il Delfino può centrare i play-off. Ancora in Serie C, i biancorossi, salvezza nel mirino, ma questo Teramo può andare lontano, tesserato anche Vitale, il DG Capaldi traccia il bilancio, soddisfatti del mercato, ci sono presupposti per fare bene, e vediamo qui il terzino 32enne biancorosso Simone Vitale, che ha ex del Pescara, del Frosinone e del Chieti. Niente sorprese, l'Aquila riparte dalla prima, provvedimento del commissario FIGC Fabricini, conferma la categoria rossoblu nel girone A. Ancora vediamo l'atletica leggera, gli assoluti a Pescara, Sabatini ha mantenuto, ecco le stelle d'Abruzzo. Domani al via i campionati italiani, allo stadio Adriatico Cornacchia, sono 29 gli atleti abruzzesi in gara a fare i puntati sulla mezzofondista teramana. Nei lanci la Bonaduce va a caccia di una medaglia. Ancora vediamo qui nelle foto la diciottenne mezzofondista Gaia Sabatini e gli altri campioni, Lorenzo Mantenuto, l'atletica Gran Sasso, la lanciatrice Alessia Beneduce e Fabrizio Carrozza di 30 anni. E poi vediamo l'altro titolo del Giulianova di misura, Teramo KO, basket di Serie B, Giuliesi superano 66 a 64 l'Adriatica Press. Buon test anche per l'amatori. E poi la notizia del basket in carrozzina, Amicacci, De Maggi saluta e passa alla Briantea Cantù. Vediamo qua l'immagine del grande capitano della Amicacci, De Maggi, veramente un grandissimo campione, Simone De Maggi, che è il primo acquisito della Briantea 84 Cantù. E quindi comincia questa sua nuova avventura e per noi gli mandiamo un grande in bocca al lupo. Un qualche minuto di pubblicità e rientriamo con la città e il messaggero. A tra poco.
Scara, la lite è una questione di famiglia, questa sarebbe nel report dei carabinieri sui primi 8 mesi dell'anno degli interventi per baruffe tra persone, il motivo principale, 400 interventi, succede prevalentemente tra le mura domestiche, al bar, in strada e parcheggi, tra le cause le guerre, tra vicini nel condominio, sempre il problema più antico del mondo. 6 mesi fa l'omicidio di Alessandro Neri, il killer è nell'ombra, ma spunta una pista. Oggi i test di architettura, 100 candidati per 220 posti e poi vediamo ancora Migrarti, l'Abruzzo vince a Venezia e questa è la io sono Rosa Parks, premiato al Festival del Cinema, un corto sui diritti civili dei tanti figli di immigrati nati e cresciuti in Italia. Christian Saraullo a Pescara condivide la soddisfazione con i colleghi, un bel gruppo e ora la Film Commission. Ancora turista scomparso, cresce l'angoscia, le ricerche di Rodrigo Fatti Bene sono proseguite senza sosta, notte e giorno e persino con un drone, ma purtroppo senza buone notizie. I vigili del fuoco, carabinieri forestali e soccorso alpino temono che l'anziano possa essere caduto in un dirupo. Ancora, andiamo a vedere l'apertura dell'Aquila, Cotugno diviso in 5 plessi, scoppia la rabbia degli studenti, ancora i grandi eventi, il modello che funziona e poi la ragazza di 16 anni violentata dal branco, l'apertura di Chieti invece è dedicata alla Movida, alle scuole, ai controlli straordinari, il questore parte con i controlli, ecco qui dopo un mese Borzacchiello traccia il primo bilancio, sono soddisfatto, aumentati gli arresti, potenzieremo i servizi per garantire più sicurezza. Allora, su questo argomento c'è stata anche a Teramo una riunione in prefettura dopo la direttiva data dal governo sulle azioni relative al progetto Scuole Sicure per evitare e limitare il più possibile lo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi delle scuole. E vediamo l'apertura di Teramo, Ciuffoletti e Trigiani nominati nuovi primari, il primo ricoprirà l'incarico di ortopedia presso il Mazzini di Teramo, restano in sospeso 3 concorsi dopo la decisione in autotutela ASL. L'allarme, strade dissestate, mamma con il passeggino salvato e poi adozione contestata di Biancone, il cane mascotte è stato fissato il verdetto. Quindi il vertice per la ricostruzione scuole in tempi rapidi, sindaco e giunta hanno incontrato gli architetti e ingegneri dopo la sentenza TAR al tavolo tecnico. Andiamo a vedere il territorio, spunta il palo in mezzo alla strada, riaperta dopo i lavori via Defense a Colonia Spiaggia, a doppio senso di circolazione, l'ostacolo dopo una curva, stiamo aspettando i permessi dell'Enel per poterlo spostare, questa è la risposta del sindaco Sabatino di Girolamo che ne conta due. E ancora la gara, pronti 10 scuolabus per la prima campanella, boom differenziata, questa è una sintesi di quanto succede a Giulianova, la Crerelle, Gualandi chiede i danni a Comune e Ateneo. Per l'Abruzzo Sport, Pescara vincente con Campagnaro, Acquestapone, Perez sorride, buon test con l'Automotive e poi Tarquini, quarto successo mondiale e ancora poker di gare e sprint di dopo appunto la diffusione dei calendari, Sharks avanti tutta, ok, il test con Chieti è tutto per il Messaggero, vediamo velocemente anche i titoli della città, quotidiano della provincia di Teramo, prima poi di passare a chiacchierare con il nostro ospite, l'assessore regionale al turismo Giorgio D'Ignazio, sono tanti veramente i discorsi che dovremo affrontare nel tempo a nostra disposizione, vi ricordiamo che è possibile interagire con i messaggi WhatsApp al numero 348 30 96 579, ma lo vedrete poi in sovrimpressione. Ancora l'apertura della città è dedicata alla regione, la partita si gioca a Roma, Movimento 5 Stelle al voto su internet, Legnini in attesa di ufficialità, Salvini e Berlusconi si incontrano sabato. Ancora la fotonotizia, Venezia, una vetrina per il top della cucina Gran Sasso, Fiumicino dopo 23 anni chiude l'Ipersimpli, il primo centro commerciale
Teramano. Ecco, purtroppo la notizia è certa, l'Ipersimpli chiuderà. In Val Vibrata, Corriere della Coca beccato in autostrada, a Roseto degli Abruzzi, il Partito Democratico chiede un cambio di passo al sindaco di Girolamo Pallacanestro, presentata la campagna abbonamenti del Teramo Basket 1960. Ieri il presidente Ermanno Ruscitti ha detto invariati i prezzi degli abbonamenti per fasce ormai da 2 anni, quindi un grande invito ad andare a sostenere la Adriatica Press Teramo. Ancora vediamo in Abruzzo il titolo principale, l'eccellenza del Gran Sasso protagoniste in Laguna, arrosticini, olio, vino e tanti altri prodotti serviti domenica scorsa in occasione della regata storica di Venezia. L'idea guida dell'iniziativa, cioè seguire l'antica rotta commerciale tra le Venezie e gli Abruzzi lungo il mare Adriatico, ha messo al centro il tema del marketing territoriale per la terra del Gran Sasso. Benissimo. La politica, la partita della presidenza che si gioca a Roma, Lega e Forza Italia, presidenza Rai alla Lega in cambio delle candidature a Forza Italia in Abruzzo e Basilicata. Sabato il vertice ad Arcore, è ovvio che sono in gioco le poltrone. Il centro-sinistra schiererà Legnini, nel centro-destra dipende tutto dall'accordo sulla Rai tra Salvini e Berlusconi. Anche qui vedremo cosa accadrà. Teramo, determinante per il futuro di Via Milli, consiglieri del Partito Democratico e le formazioni civiche non vogliono saperne di sopportare candidature calate dal Partito Democratico. Vediamo qui Antonietta Caciotti, Camillo D'Angelo e Giovanni Melchiorre, i sindaci della Vibrata. Un tavolo con gli ordini tecnici, incontro in municipio con ordine degli ingegneri e ordine degli architetti, 2 anni per una copertura senza padre. Teatro Romano, anche la soprintendenza disconosce di aver dato indicazioni allo studio Bellomo. Ieri l'incontro, l'altro ieri l'incontro con la soprintendenza per collaborare su tantissimi siti archeologici e luoghi di interesse culturale, intanto in generale dell'Abruzzo. La soprintendenza sta facendo questi incontri nei vari comuni, e per quanto riguarda Teramo si parla, oltre della copertura del Teatro Romano, anche della Pinacoteca Civica, del recupero del mosaico del Leone e tanto altro. L'annuncio del report, dell'assunto dell'incontro, è stato dato proprio ieri durante un'intervista dal sindaco D'Alberto. Impresa, CNA sostiene i cambiamenti, il premio alle start-up, un settembre caldo per gli eventi in centro, weekend pieno con il concerto di Federica e Serena, Aperi Street sportissimamente e follemente, eventi a costo zero, nemmeno un euro per gli eventi di settembre. Filipponi prepara il mercatino di Natale alla Villa Comunale. Bene, poi Miss Grand Prix, Mister Italia, 18 abruzzesi, alla finalissima di Bisceglie. Ecco qui le immagini dei nostri bei ragazzi che rappresenteranno l'Abruzzo. In provincia gli studenti di Isola nella ex sede dell'Eco di San Gabriele. L'amministrazione punta il dito contro la burocrazia per i ritardi del polo scolastico e trova una soluzione. Pietracamera, Zennaro porta il caso Bancomat in Parlamento. Vediamo se ci saranno delle soluzioni per il fatto di aver rimosso lo sportello Bancomat di prelievo da Pietracamela. Ovviamente i turisti dovranno andare da altre parti, insomma questo veramente è un gravissimo disservizio per la montagna teramana. Il biglietto unico, Teramo e L'Aquila, province figlie di un dio minore, poi nasconde la coca nella ruota di scorta, l'autostrada utilizzata come canale per lo spaccio di droga in Vibrata. Pneumatici, eccoli qua, vediamo nella foto, i pneumatici utilizzati per trasportare la droga e sequestrati poi dalla mobile. E a Tortoreto e caccia al postino fantasma del lungomare Sirena. Vedremo che succederà anche qui l'iniziativa. Una giornata tutta dedicata alla guida sicura grazie ad ACI e San Marco, e a Sant'Omero servizi ridotti al lumicino dalla giunta Luzzi. Ecco qui l'apertura di Giulianova, differenziata che cresce, la Tari però non cala. Il Partito Democratico chiede un cambio di passo al sindaco. Ancora il caso, un solo impianto per due scuole di calcio, abbiamo visto tra Silvi Calcio e SD Castrum che non riescono a trovare un accordo. Ancora per la cultura, dalla mostra Postcard di Anna Capri, un'idea per valorizzare la regione con l'arte per un festival del paesaggio abruzzese. E addio Riccitelli, intellettuale generoso, e questo è il lutto che lunedì pomeriggio ha
La comunità Tremano è stata colpita. Musica come coscienza europea, giovani artisti per una settimana nelle Valle delle Abbazie, con seminari e concerti, progetto Refresh, partner Itaca, Acellino Attanasio. Per lo sport Teramo Basket abbiamo visto la campagna abbonamenti, Roseto convincenti, la Serie D, il calendario, ovviamente la prossima stagione, eccolo qua, anche la città lo ripropone. Benissimo, è tutto anche per la città. Andiamo qualche minuto in pubblicità e ci sediamo con Giorgio D'Ignazio. A tra poco. Eccoci qui, bentornati, salutiamo il nostro ospite, buongiorno Assessore D'Ignazio, buongiorno, come va? Tutto a Buongiorno posto? a te e buongiorno a tutti i telespettatori, una buona giornata, oggi insomma pare che ci sia una bella giornata, quindi Assolutamente sì. speriamo che sia anche Non una buona possiamo dire giornata. buon rientro perché lei praticamente ha lavorato l'estate intera, l'estate intera è andato in giro, ha promosso il nostro territorio, ci sono stati tantissimi incontri, per cui partiamo proprio da questo, partiamo da un bilancio della stagione estiva, per quanto questa stagione estiva è solo un pezzo di quello che è il programma da lei portato avanti, che si chiama stagionalizzazione, no? Per cui vuol dire che non ci sarà mai una fine di vacanze, di cose. O quantomeno renderle sempre più ridotte i periodi morti, rendere sempre più Esattamente, ridotti i quindi periodi morti. ha girato tanto, luoghi bellissimi. Certo che è veramente una delle poche cose positive di fare l'assessore che ti porta comunque a visitare in toto l'Abruzzo. È che l'Abruzzo è veramente una delle regioni stupende. Fra le altre cose, gli abruzzesi non conoscono l'Abruzzo. Ci sono dei posti che mi lasciano incantati. Proprio l'altro giorno stavo parlando con un caro amico che mi ha detto che ha visitato un Erebo in Abruzzo e diceva: io non mi aspettavo, no? La realtà è questa, è che noi magari preferiamo andare fuori a fare le vacanze o comunque anche le gite fuori porta. Senza pensare che magari ci sono delle zone bellissime qui da noi e non le visitiamo. La stagione che si è chiusa è una stagione estiva, quindi abbiamo mare, monti, collina. Nella stagione estiva abbiamo in toto, inverno non abbiamo il mare chiaramente, però abbiamo solo la montagna, d'estate abbiamo mare, monti e Con il poi. bel lungomare che abbiamo, Sì, però insomma, anche qualcosa, difficilmente si sceglie la vacanza al mare a certo. dicembre, ecco, questo era per Decisamente. dire. Abbiamo sentito il riso di tante dichiarazioni, addirittura c'è stata una persona, credo di Confartigianato, che ha parlato di dati da lui estrapolati, non si sa da dove, poi ripresi dal sindaco di Giulianova, che allora le cose, i dati ufficiali sono pronti, credo il 10 noi usciremo con i dati ufficiali, avremo i dati ufficiali, quindi il 15 li comunicheremo alla stampa, ma chiaramente l'assessore un'anticipazione ce l'ha, Grazie, cioè, assessore. abbiamo un sistema Sitra di controllo certo delle presenze e chiaramente smentiranno in toto le dichiarazioni di questo responsabile di Confartigianato e io sì, praticamente dicevo i problemi del turismo, perché poi lui ha detto che adesso lui parlava di fare sistema, no? E dicendo faremo sistema che io farò, quindi già quello indica che non fa sistema, il sistema si fa tutti insieme. Domani abbiamo la convocazione del tavolo tecnico a cui partecipano tutti gli operatori che ha il compito di guardare il turismo, oltre che ha il compito di guardare alla stagione fiere che comincerà adesso a settembre fino a dicembre, la programmazione della fase inverno. E quindi io mi preoccupavo, speravo che lui si interessasse più dei problemi dell'artigianato, che in Abruzzo sono più gravi di quelli del turismo, quindi magari lo invito a dedicarsi un po' di meglio a quella che è il suo compito, piuttosto che entrare a gamba tesa su un turismo che invece non è come dice lui. E quindi grande successo per il Non è un grande turismo. successo. Il turismo in Abruzzo, dopo gli eventi drammatici, ma questo ce lo dobbiamo ricordare. Noi abbiamo rischiato il collasso per il turismo perché un evento. La paura del Ma terremoto. oggi voi andreste a Genova, no? Dopo il crollo del. So, ci pensi un attimo. L'Abruzzo è crollato Non tutti i sotto una genovesi valanga. passavano sul ponte Morandi, Sotto una proprio lo valanga presento. è crollato un hotel. Cioè,
Cioè, è un evento unico al mondo, forse si vede qualche volta nei film. Purtroppo è successo questo. Beh, insomma, riportare i turisti, dopo che noi non facciamo altro che amplificare ogni volta che c'è una piccola scossetta, se leggete Facebook pare che c'è la distrazione. E quindi questo che pensate fa bene al turismo o allontana i È una turisti? psicosi È una collettiva. psicosi collettiva che va capita, però queste sono le realtà. E nonostante questo, gli sforzi, gli impegni, tutto quello che noi abbiamo, oggi noi abbiamo un sito abruzzoturismo.it che vi invito a visitare, che non è solo un sito, ma è un portale digitale dove trovi tutto, prenoti tutto, puoi fare tutto, hai anche un booking gratuito fra le altre cose. E abbiamo una lenta ricrescita del turismo. Lenta ma continua, questo è l'importante, Infatti. perché se noi avessimo avuto un picco e poi una discesa, allora sarebbe stato legato esclusivamente ad un evento particolare. Facciamo oggi i grandi eventi dell'Aquila, i due concerti importanti, hanno portato un picco, però nel contesto generale a noi interessa che il turismo cresce. Cresce anche se lentamente, ma è assolutamente in riga con tutte le altre regioni d'Italia, la crescita. Anzi, ma quando uno mi dice che siamo la terz'ultima regione d'Italia per presenze, dice la più grande corbelleria del mondo. A meno che non parliamo in termini percentuali, ed è cosa diversa, perché noi siamo assolutamente assimilabili alle Marche che sono ai vertici. Quindi io non capisco dove queste persone si documentano, ma sì, uno che parla a nome di Confartigianato e dice che noi siamo la terz'ultima regione, viene ripresa dal sindaco di Giulianova che dice, vedete, Giulianova è l'unica città perché le altre, cioè, i dati sono certi. E non hanno nulla a che vedere con quelli che dico. Il 15 li daremo e sbugiarderemo persone che si sono. Quello che noi abbiamo invece come certezza e preoccupazione è se andiamo a prendere singolarmente le città. Prendiamo Silvi più 57%, Giulianova meno. Allora questo significa che lì c'è un'azione errata. E lì c'è Però qualcosa di diciamo male. che il tutto, insomma, si era già creata una confusione E con certo, un perché. evidente non accordo, ad esempio prendo ad esempio la tassa di soggiorno. Anche lì o si decide tutti insieme, si fa un'azione comune per dare un segnale, diciamo, di uniformità, o altrimenti anche Allora, questo 2 mesi ai sindaci di battaglia, che tassa sì, applicano la tassa di tassa no. soggiorno si devono ricordare, e che io mi auguro che gli albergatori glielo ricordino, che quella tassa che i turisti pagano è una tassa di scopo, cioè non è che i sindaci ci possono rifare gli asfalti, devono concordare con gli albergatori Cosa farne? cosa fare per attrarre il turista, hanno lo scopo esclusivamente di essere investiti sul turismo. Se noi abbiamo le amministrazioni invece che si percepiscono una tassa di scopo, che si chiama tassa di soggiorno, ma tassa di scopo, cioè ha il compito di essere dedicata sul turismo, per poi farci altro. Beh, insomma, bisogna che ai sindaci si facciano notare che stanno commettendo un errore e anche un'illegittimità, perché non è così che si gestisce. E questo vale per tutti i sindaci della costa. Però voglio dire, è chiaro che non è la tassa di soggiorno il deterrente sul turista. Perché il turista quando prenota senza tassa di soggiorno, poi se ne accorge quando va lì che la paga, Ma se ha deciso di purtroppo. andare in Però se vacanza, ci non va, l'ha ci va. applicata dappertutto, per cui va. Per cui va. Però voglio dire, se noi prendiamo due esempi, due città della costa o della montagna, Roccaraso esplosione di turismo, Pietracamera crollo del turismo, Roseto esplosione del turismo, Silvia esplosione del Sì, turismo, perché a Pietracamela hanno Giulianova, no. Cioè soppresso hanno anche tutti. lo sportello Sì, Bancomat, vabbè, ma ieri. io voglio dire, cioè, Cioè la condizione della montagna Teramana, anche con tutte le false, i falsi allarmi, aperta cabino via, chiusa cabino via, impianti di Pratoselva, cioè c'è confusione, non c'è un sì, messaggio ma positivo, voglio. per quanto si stia cercando di fare di tutto per promuoverla il più possibile in tutta la sua bellezza, Sì, ma i però problemi voglio. interni Voglio sono. dire, chi va a fare roccia, chi va a fare escursioni, chi va in montagna perché gli piace la montagna, mo il bancomat oggi c'è anche la carta di credito, voglio dire, non è è importante sì, ma non da portarlo in Parlamento, io mi Ma se è auguro, l'unico in una zona, cioè, però voglio insomma, dire, mi adesso con auguro, tutta la sì, buona però volontà. io mi auguro che le battaglie che si fanno in Parlamento per la nostra montagna
e lo chiedo all'onorevole Zennaro, perché magari poi si può anche scadere, cioè andare in Parlamento. Io, se io sentissi un parlamentare della Lombardia che va a fare un intervento per un paese della Lombardia chiedendo un bancomat in Parlamento, beh, insomma, ci sorriderei, penso che i problemi sono altri. La battaglia da fare per Pietracamela è la strada. È una strada che colleghi l'uscita dell'autostrada, la Forca di Valle, l'isola di Gran Sasso e porti immediatamente il turista lì. Perché se il turista va lì spende, non ci saranno più problemi per la seggio Gabinovia, perché ci sarà gente che va là. Gli esercizi commerciali aumenteranno di valore. E poi quello che chiedo al comune di Pietracamela è che si svegli, perché lì l'unica cosa per mandare avanti la gestione della seggio Gabinovia data in gara a privati è da renderla appetibile. E la gestione degli impianti a fune in inverno è passiva, in tutte, pure in Val Gardena, non è che è passiva perché ha dei costi altissimi, battere le piste, tanti operatori, tutta una serie di costi che poi invece si ammortizzano in parte d'estate, in parte d'estate. Io operatore devo avere a gestire altre cose, sono il parcheggio, mettiamo un parcheggio, dico per dire, parcheggio, fare un campo da calcio dove le squadre d'estate potrebbero andare lì in ritiro come succede a Roccaraso. Perché a Roccaraso il campo da calcio, cioè il Napoli sta sempre lì e porta turisti? A Roccaraso c'è stata la nazionale italiana di calcio per prepararsi al Mondiale dell'86, c'erano migliaia di persone in quel periodo. Perché a Pietracamela non si può fare? Perché i prati di Dio non si può fare? Perché l'amministrazione comunale questo non lo fa? Perché lo IARCUN è chiuso da anni? Questi sono i motivi che devono interessarci e capire che quella stazione non è appetibile per questi motivi. Bisogna svegliarsi, non è che arrivano i soldi arrivano, perché Pietracamela non è, ne ha avuti tanti, a differenza di altri. Pietracamela, i prati sono stati veramente un centro Due, turistico da importantissimo, da sempre, sempre, da ricchissimo, sempre. per cui il Si è fatto parlato. che sia in queste condizioni non è certamente un bel vedere. Non è un bel vedere, 12 milioni per la seggio Gabinovia, ma chi li ha avuti? 2 milioni e E 200 mila perché euro non adesso dal massimo. funziona? Ma non funziona perché non c'è alternative, lì c'è solo una pista da ciclo, non è stata fatta neanche la pista di rientro. E qui è anche colpa del parco che, fra altre cose, in ogni attività cerca di rendersi antipatico alla Ecco, parliamo popolazione. quindi, diciamo, siccome i problemi sono tanti e il tempo è È poco, poco, parliamo parliamo. velocemente di tutta questa polemica che si è generata sul rally d'Abruzzo saltato. Polemica, ma poi una polemica perché in realtà il rally non si è fatto più e doveva essere Doveva una essere grande fine settimana vetrina, prossima. esatto, di promozione. Allora, E io. lei ha lanciato delle, insomma, non delle accuse, insomma, ha detto Io ho il detto i rally motivi che ha è stato portato, che hanno boicottato, portato a far boicottato per saltare il. invidie. Allora, il discorso è questo. Quando io ho incontrato uno degli organizzatori della motorsport, quindi, perché poi ne abbiamo segnati tanti, quindi mi date anche la possibilità di fare simpaticamente. Allora, la motorsport ha organizzato eventi di livello internazionale in tutto il mondo, quindi non è che dici stiamo parlando di Francesco X che si mette a organizzare un rally, quindi non sa come si organizza. E su Teramo come referente avevano Alfredo De Dominicis, Dedo De Dominicis, che conosciamo tutti come persona, che ha una grandissima capacità e simpatia nel mettere insieme tutti, è bravissimo Nel sì, creare. nel creare attorno a sé Esatto. E quando ci siamo sentiti, a me mi venne in mente un'idea, gliela rappresentai, ma perché il rally d'Abruzzo non facciamo mare e monti, lo facciamo partire da Giulianova, dal porto turistico di Giulianova, facciamo una speciale sul lungomare, che è una piccola Monte Carlo, per poi portare i piloti sul Gran Sasso da 0 a 1900 metri, toccando le zone del cratere e quindi facendo vedere all'Abruzzo quanto a tutto il mondo, perché poi sono 16 televisioni accreditate, internazionali, c'era oltre questo il rally delle auto elettriche, che poi non è un rally, non è la corsa, quella delle auto elettriche, ma la passeggiata a cui molto probabilmente avrei partecipato anch'io come pilota, quindi non è una gara, invece quello è un rally internazionale importante. E poi c'era anche il premio Canon per la fotografia legata al rally, che è italiano. Quindi avremmo avuto una visibilità simile per giù a quella che ci ha dato il Giro d'Italia quando è venuto in Certo. Abruzzo.
Non è stato così. Allora, tutto ma non può essere che l'invidia possa generare... Ma l'impegno per farlo è stato grandissimo. Oh, poi adesso io, che il problema era la zona SIC, la zona del sito di interesse comunitario. Premesso che in Abruzzo le zone SIC sono sotto giudizio perché c'è stato un ricorso al TAR e quindi non esistono nemmeno in pratica queste zone SIC. Ma comunque, se comunque vogliamo riconoscere che la zona SIC, ci può passare la mia macchina, la nafta che inquina, non ci può passare una macchina da rally per un minuto. Cioè quella avremmo impegnato mezz'ora, avremmo... Ma comunque, mettiamo anche questo. Il direttore, nella fattispecie, avrebbe potuto dare l'approvazione dando il diniego su zona SIC, che non si capisce. Primo, non sappiamo se le zone SIC ci sono. Ma quindi che cosa succederà adesso? Cioè, allora, si cosa succederà? Che un rally oppure si passerà... Ecco qua, vediamo qualche messaggio, resto dell'idea che anche nel turismo manchi... Ha ragione, è il discorso che facevo prima. Se un confartigianato dice, siccome non c'è, adesso lo farò io, e che purtroppo oggi nel turismo manca veramente il coordinamento, perché esiste il campanilismo, ed è la cosa più grave. Esistono poi altre persone... dall'altra parte esiste il discorso, lo so io, tu non capisci niente, che e poi esiste la cosa più grave, il non far fare, perché siccome io non l'ho fatto tu non devi fare, caso del rally, o che è sull'otto gli occhi di tutti che questo sarebbe stata... C'era stata un'altra idea di rally di questo genere negli anni passati che ha c'era stata e non fu approvata sempre per un discorso di parco. E poi chiaramente è chiaro che se noi abbiamo da rilanciare le aree interne, e questo è il nostro problema, in Abruzzo, ma in maniera particolare in provincia di Teramo, e poi vi darò dei dati, le aree interne si stanno spopolando. È chiaro che solo portando turisti non è che possiamo portare residenti lì e aprire una fabbrica importante, anche se con il bando che adesso porteremo avanti sulle start-up, a breve uscirà il bando sulle start-up, sono 6 milioni di euro sui comuni del cratere, daremo impulso a quell'economia, ma... vi parlerò poi a margine dei bandi che stiamo facendo importanti e vorrei che se ne prendeste nota, perché poi siete voi gli attori principali a cui dovrete partecipare a questi bandi e cercare di aggiudicarveli. È chiaro che solo con il turismo, e se si impedisce, e quando è il parco che dovrebbe essere un veicolo in un momento difficile a creare dei... ogni volta è un problema, alla fine ci si arrende e dice va bene, allora a sto punto guarda, lasciamo perdere, e per fare la pista di rientro dalla Madonnina è un problema, e per fare è un problema, e per far aprire una cosa è un problema, e per fare un rally è un problema, e per fare questo è un problema, poi diventa un problema, il parco diventa odiato da chi ci abita, è normale, no? È un dato di fatto. Quindi cerchiamo insieme di trovare le soluzioni, non è un attacco quando al presidente deciso, del parco. Quando, non quando è si decise di fare gli enti parco, sì. E molti sindaci furono invitati a non aderire, ma è anche vero che per esempio in Valtellina, in altri parchi si fanno i rally, quindi non si fanno perché ci sarebbe questa cosa. Cioè è stata applicata la lettera, una qualcosa che poteva non però essere non fatto. Basta né il cornetto rosso né il sacchetto di sale grosso, insomma, cioè contro l'invidia, voglio dire, non può essere, nel senso ci si deve fare qualcosa ma poi ma guardate i nostri operatori reagire in maniera credibile anche agli occhi, insomma, cioè di chi... abbiamo perso credibilità a livello nazionale con questa cosa, e io francamente insomma questa è credo che insomma debba essere un momento di riflessione anche. Non è che solo con i sindaci che dicono usciamo dal parco, ma bisogna fare un incontro col parco che ci deve venire incontro, ma non con i vertici del parco, cambiando le regole, perché se queste sono le regole il danno è incredibile, è un danno incredibile alla nostra comunità, punto, non c'è altro, non è che possiamo fare altre riflessioni. Io sono disponibilissimo, mi conoscete. Però lei non si riferiva al presidente del parco quando ha detto. No, infatti anzi, è stato devo anche... dire che come sempre Tommaso Navarra è sempre persona dinamica, capace, intelligente, disponibile, quindi voglio dire non è che però insomma la burocrazia, l'Europa, la burocrazia, lo spaventarsi davanti a cose e quindi dire no, basta e poi andarsene in ferie, cioè
deve cessare, perché insomma voglio dire... Però non è l'Europa a essere invidiosa, insomma ci sarà qualcosa. No vabbè, a noi abbiamo dei vincoli, la Bolkestein, certo. Sì, le cose, che in una regione terremotata che si deve rilanciare non possono essere applicate alla lettera, non può essere, non può, cioè non è paragonabile... voglio dire l'Emilia Romagna, che benché colpita da un terremoto o altre regioni come la Sardegna sul mare e l'Abruzzo, perché se la Sardegna ha in paragone il 10% di stabilimenti balneari e il 99% il 90% è invece senza stabilimenti balneari, l'Abruzzo ha un rapporto completamente diverso. Quindi se applicare la Bolkestein in Sardegna non fa danni, applicare la Bolkestein in Abruzzo è un massacro, voglio dire. Quindi è chiaro che noi dobbiamo a questo reagire, dobbiamo insieme reagire e trovare una soluzione, ma su questo voglio dire, cioè l'Abruzzo paga lo scotto di un pedaggio autostradale sulla A24 e A25, che sono drammatici. Purtroppo sì, un'altra tassa. Drammatici. E noi abbiamo dati che l'afflusso turistico più alto per l'Abruzzo viene dal Lazio. Quindi tutti quelli che pagano di più autostrada e che molto probabilmente faranno dei calcoli, no? Assessore, secondo lei ce la farà a sistemare tutte queste cose entro, allora, entro 3 mesi o entro 5 mesi? La data del voto lo so, si voterà quando la legge lo dice. Sento tante cose simpatiche, partire ovviamente anche da schieramenti politici che invece in passato hanno fatto durare la legislatura 5 anni e 6 mesi. Cioè, e allora era la motivazione che si va a risparmiare, quindi l'Abruzzo è durato 5 anni e 6 mesi, le stesse persone, cioè Lorenzo Sospiri, Mauro Febbo, che allora sostenevano che non si dovevano buttare 8 milioni di euro, anche perché l'Abruzzo in realtà non ce l'ha e hanno fatto bene. Allora, certo. In passato a ragionare in questo modo, poi con 8 milioni di euro insomma si possono fare, no, perché poi diceva, faceva ragionamento, a dicembre non si può votare perché la gente non va a votare, l'abbiamo visto nel 2008 quando si è votato con Chiodi, ha votato il 40% di persone, quindi non si può votare a dicembre, non si può votare a gennaio, non si può votare a febbraio perché c'è la neve, arriviamo a marzo, ma a maggio si vota per le europee, si risparmiano 8 milioni di euro, ma stiamo scherzando, e quella era già finita la legislatura. Qua siamo a 4 anni e 3 mesi di legislatura, anzi noi siamo entrati il 4 luglio del 2014, quindi 4 anni e 2 mesi, e già si vota via la legge e voterà a novembre. Cioè, mi è simpatico sentire queste dichiarazioni, anche perché poi chi come me ha qualche anno su sale ricorda bene che quello che dicevano quelle stesse persone che oggi quindi sostengo. Si voterà insieme con l'Europa? No. Io per quello che penso io, buttare 8 milioni di euro è una follia, ma siccome io non ho già espresso il mio parere al Presidente del Consiglio regionale, che mi ha chiesto che ne pensavo della data del voto, ritengo che i motivi, con gli stessi motivi per cui Febbo, Sospiri, Pagano, soprattutto Chiodi, allora dicevano che non era possibile votare a dicembre e quindi si doveva andare a maggio per risparmiare 8 milioni di euro, gli stessi identici motivi che ho preso stampa dell'epoca e ho riportato al Presidente sono gli stessi motivi per cui ritengo che si debba fare adesso. Come lo vede il centrodestra? Faccio un po' sempre fatica a scinderla un po' dal... Io personalmente torno a ripetere, perché poi qualcuno mi dice a me, tu stavi qua, io sono stato sempre democristiano da ragazzino e ricordo simpaticamente quando a scuola, allora c'erano i fascisti e i comunisti ai tempi miei a scuola, quando mi dicevano che ero democristiano, mi dicevano che ero, mannaggia, mi dispiace, come se fossi una malattia. E purtroppo oggi la Democrazia Cristiana, benché si stia riformando in un sistema bipolare, allora bipolare, la Democrazia Cristiana si è scissa in una parte con il centrodestra e una parte con il centrosinistra. Oggi non siamo più in un sistema bipolare, certo. Siamo in un sistema triquadripolare. E la Democrazia Cristiana è comunque chi come me è comunque un moderato che si pone al centro, un centro che sta scomparendo purtroppo. In realtà oggi se guardiamo la Lega è sicuramente un partito estremista, nell'estremo dello scacchiere politico, non è un partito moderato, non è un partito, è magari un partito degli annunci. Però comincia a dare dei cenni, perché ad esempio con questa retromarcia che ha fatto sui vaccini credo che abbia cominciato a dare dei segni di allineamento più che segni di allineamento, segni di che qualcuno gli stia facendo capire che significa governare.
quello che Beatrice Lorenzin, che la mia amica, aveva fatto per l'Italia, è una grande cosa. Sentir dire il ministro degli interni, molti vaccini sono anche pericolosi, quindi non si devono fare, è una follia. Cioè è una follia, credo che insomma un ministro prima di dire queste cose, cioè non è che le fa al bar, le dichiara, deve fare poi una marcia indietro. Io ricordo comunque che il popolo dei Novax o Freevax è consistente, per quanto sia siano sì, giuste, ma io diciamo, non so, entrambe ma io, le posizioni. Però, ecco, però uno può, pensare quello che vuole, ma la scienza e la medicina ti dice che il vaccino salva la vita, punto. Poi uno può anche dire io sono contro la chemioterapia, se c'è un tumore non mi curo, è un fatto suo personale, però se vuole andare a scuola, se vuole frequentare, se c'è una malattia che si può infettare a un altro, si deve vaccinare. Certo. Infatti, punto sono l'immunodepresso, cioè quello io voglio dire, poi se lui invece suo personale decide di non curarsi, esatto, è non per, un problema suo, certo, problema. Esatto, fin quando si è in una comunità, esatto. Quando sei una comunità, se io ho una malattia che ti posso contagiare e ti porta alla morte, beh insomma sinceramente non mi sembra giusto che punto primo, esatto. Io ricordo fra le altre cose, fai tante dichiarazioni, la prima azione che farà questo governo è ridurre le accise sulla benzina. Avremo la benzina che costerà 0,80, non se ne parla più. Si parla di, si è parlato di flat tax, si è parlato di reddito di cittadinanza, ancora un po' si parla, ma la faremo, forse la faremo, Fornero. Ma nel frattempo l'Europa ci ha detto, cominciatevi a calmare perché se no... questa è la realtà, ma cose che io ho detto in campagna elettorale, che erano promesse, ma tutti qua, ma se si fa la Fornero, ma se la benzina, ma pensate che chi governava prima, centrodestra, centrosinistra, Democrazia Cristiana, erano talmente tanto stupidi da, no, se si poteva abbassare il prezzo della benzina, avrebbe risollevato le sorti del governo, no, se si poteva fare. Torniamo alle cose belle perché questo ci beh, fa... Noi veramente si paga qui in Italia dei costi veramente spropositati, insomma, sì. Quindi vediamo che se si può ridurre il costo della benzina, fare ma un pieno è un lusso per molti, insomma, a momenti si ritorna, vanno in giro anche poste e consigli per evitare di sprecare benzina, come ad esempio... chiudere i finestrini perché l'aria frena sì. l'attività. Quello che io voglio dire è che però chi come me ha qualche anno, noi abbiamo vissuto la crisi del petrolio in cui l'Italia era ferma, le macchine erano ferme per certo. Forza, era obbligatorio che la domenica prima le targhe alterne e poi cioè, questi periodi noi li abbiamo vissuti, ci torneremo, speriamo di no, speriamo che il governo non ci porti al crollo definitivo. Torniamo al discorso politico e poi voglio dire sì. Fare due. Cioè, qualche minuto rapidissimo, io sono una persona moderata, non sono pentastellato, assolutamente valori completamente diversi, non sono uomo della Lega, ho valori completamente diversi, ma alla base sono cristiano, sono per l'accoglienza, ho valori completamente diversi, la mia vita è diversa da quella, non poteva andare a braccetto. E anche in Forza Italia, che oggi sta subendo una depauperazione nei confronti della Lega, e quella è una cosa che si fa per vantaggio personale, perché se uno fa un calcolo, se mi candido con la Lega ho più possibilità di essere eletto che in Forza Italia, se i tuoi valori sono quelli, io ho fatto la scelta completamente opposta, di andare lì dove la difficoltà è più grande. Oggi il vento in poppa ce l'ha la Lega, ce l'ha 5 Stelle, molto probabilmente il centrodestra in generale con le civiche, e quindi mi sembra che non sia stata una scelta di convenienza e non sia stata la mia una scelta dettata al fatto che... le civiche sono sempre un jolly alle volte, insomma. Quindi... No, ma io sento parlare di civiche che vanno oltre il 10%, di ex appunto. Assessori che non sanno che fare, quegli altri che dicono quello il contrario, sento di tutto, sento candidati improbabili e cose incredibili. Tra quelli delle civiche che sono state presentate in generale, anche sento giorno, che il centrodestra è un'esplosione perché... Ecco, e a volte vedo cose, cioè il socialista candidato con i fascisti, cioè quelle cose che, no, voglio dire, mi spaventano, vuol dire che c'è qualcosa che sta cambiando nella politica seriamente, ma anche in maniera preoccupante, perché questo voglio dire, cioè chi ha un ideale socialista democristiano difficilmente ha un ideale fascista, cioè, vabbè, comunque, sì, e questo vale sì. in ogni battaglie, poi ognuno è responsabile.
Ecco qua, grande Giorgio, continua così, vai per la tua strada. Grazie, questo è un amico che ho pagato io. Grazie. Torniamo al sorriso e torniamo alle cose belle. La Regione Abruzzo, come l'assessorato al turismo, sta per finanziare finalmente la legge 77. La legge 77 credo che martedì farà l'approvazione definitiva in giunta e poi faremo un lancio in conferenza stampa. Il bando sarà aperto 4 mesi. Non è un bando a sportello, ma è un bando a punteggio in cui io vi dico come funzionerà. Che a cosa serve? Serve per turismo, quindi alberghi superiori a 7 stanze, serve per quindi alberghi diffusi, per campeggi, per case di campagna, agriturismi, cioè tutto però sempre quello che riguarda la nostra sempre turismo e sopra 7 stanze, cioè, quindi non i B&B, solo quelli che hanno partita IVA. E gli stabilimenti balneari, e qui mi arrabbio con la Bolkestein, perché giustamente chi fa un investimento sullo stabilimento balneare sapendo che fra 2 anni deve potrebbe andare non essere a più, esatto. L'investimento è di 150 mila euro, milioni ormai, mila euro a fondo perduto, siamo in de minimis, e credo che sia un investimento importante anche per chi, sia sul nuovo sia su coloro che vorranno ammodernare le stanze, è un investimento importante, sono 12 milioni di euro. Bando uscirà adesso, entro metà settembre, sarà aperto 4 mesi, quindi ho fatto questo calcolo per dare la possibilità a tutti di presentare un buon progetto, comunque di non andare a scadenza sotto Natale, perché sarebbe stato un problema, e allora subito dopo Natale, ma dando quei 15 giorni, quindi diciamo entro il 15 gennaio. Il buon progetto, un attimo per capire i termini del buon progetto, perché sì. Ecco, ad esempio delle necessità, il parametro della necessità è un buon progetto, ad esempio potrebbe determinarlo. Il punteggio più alto è dato per l'adeguamento antisismico. Ecco, perfetto. 25 punti sono arrivati. Poi c'è un punteggio, un tabellare, poi chiaramente uno lo deve modulare sull'investimento che vuole fare. Altro investimento importante, lì siamo un po' più indietro con i tempi, ma nell'arco di 30, 35, 40 giorni faremo. Stanno arrivando messaggi. Sì, vabbè, questo è il mio telefono, è così. Faremo anche questo, un bando sulle start-up dell'area cratere, e questa è tutta l'area nostra interna. Sono 6 milioni di euro che avremo sul cratere e che avrà il compito di far partire start-up, ma è sempre sul turismo, quindi è chiaro che andremo a ripopolare quelle zone là creando posti di lavoro. È un investimento importante che stiamo facendo con grande sacrificio. Su questo io mi vorrei confrontare, su questi dati della politica, con chi insieme a me fa politica e ha comunque la possibilità di darci una mano. Non voglio dire sul bancomat di Pietracamela, che è sì importante per l'amore di Dio, ma insomma il governo italiano, se ci desse una mano magari su questo, sul discorso dei bandi per delle periferie, se ci desse una mano qualche soldo. Quello del bancomat è importante, sì, però abbiamo priorità che il governo dovrebbe seguire, quindi i nostri parlamentari dovrebbero essere un aiuto, chiedo ai parlamentari della zona, sulla strada che porterà, che deve portare, che deve essere finanziata dal preventivo, perché insomma lì sono 12 milioni di euro circa. Non è un investimento, ma è un investimento importante, perché ridarebbe valore e economia a quel territorio, e poi magari il bancomat arriveranno più di uno. Evidentemente se una banca toglie un bancomat è perché non ha interesse economico. Ridiamo l'interesse economico a quella zona in maniera che verrà rimesso quel bancomat, perché se una, torno a ripetere, e poi il valore di un appartamento è dato da, non da quanto è bello quello che c'è, ma da chi lo vuole comprare, cioè dal mercato, no? E così vale per il bisogna campo. Fare conti un po' con un ultima sistema generale. Ultima cosa che vi annuncio e poi velocissimo, perché qua abbiamo segnali. Abbiamo a breve, faremo un grande evento sul turismo di carattere nazionale. Bene. Presentando l'Abruzzo. E il mio sogno è di farlo nella mia città, qui a Teramo, e a breve lo sapremo, ma sarà veramente un evento importante di caratura nazionale e internazionale. Quindi mi auguro che insomma riusciremo anche con questa a riempire gli alberghi in un periodo in cui magari Teramo
non ce l'ha nella nostra, anche le zone limitrofe. Grazie mille, buona giornata all'assessore Giorgio D'Ignazio, noi vi ringraziamo per essere stati con noi anche questa mattina, l'appuntamento come sempre è alle 14 con la prima edizione del Primo Piano, tante notizie per voi, quindi buona mattinata e a più tardi.